che si scrive corrispondono varie notti di insonnia, così dice dei suoi libri Antonio Muñoz Molina, uno degli scrittori spagnoli contemporanei più premiati. Il suo nuovo libro si intitola Sangue rubato e racconta anche del rubare l'innocenza ai bambini da parte degli adulti o la paura che questa possa andare perduta. Allora chiediamo all'autore, nostro ospite in questa puntata di Eureka Street, se è proprio così, se i libri nascono dalle notti insonni e se è la paura il centro, il cuore del suo nuovo libro. Sì, le due cose sono verdade, no? Un libro tiene... Entrambe le cose sono vere. Ogni libro quando nasce deve nascere da un'esplosione, da un'immagine potente che si tramuta in scrittura. E di questa immagine potente dobbiamo sapere ogni volta di più. E in particolare questa storia nasce da una notte di insonnia. Anzi, le dirò di più, nasce da una notte di insonnia insieme al jet lag. Io ho vissuto a New York per molto tempo e poi quando sono tornato in Spagna, per molto tempo ho sofferto degli effetti del jet lag. E quindi per molte ore sono rimasto insonne. E in una di queste notti di insonnia mi è apparsa questa storia e ho iniziato ad ascoltare delle voci. Erano le voci dei bambini, i bambini che parlano in questo romanzo. E ho ascoltato la loro paura dall'interno, perché noi adulti siamo pericolosi. Io iba viendola, iba escuchando las voces de los niños, no? Y desde luego en el corazón está el miedo, no? Ecco, in particolare, che cosa le raccontavano le paure di questi bambini? Di che cosa temevano? Era un ricordo di mia infanzia. È un ricordo di infanzia. È la paura come la percepiscono i bambini, e in particolare i bambini di questa parte della Sierra dell'Andalusia, dove ho passato una parte della mia infanzia. Questi personaggi strani che appartengono al libro sono i tisici. I tisici erano degli ammalati in questi sanatori esclusivi che solo le persone ricche potevano permettersi. E i medici che venivano da questi sanatori potevano scendere in paese e rubare il sangue alle persone povere per darlo ai ricchi che erano ricoverati lì. Sono fantasie che provengono dal mondo successivo alla guerra civile, quindi da quel mondo in cui la povertà era all'ordine del giorno, così come la tubercolosi. Quindi la paura di questi bambini è il miedo di una fabula, quasi in senso latino. È la paura dell'uomo nero, del babau, di queste storie di infanzia che rappresentano in generale il vampiro che ti succhia il sangue. Ese era il miedo che teníamos los niños quando yo era pequeño. E allora, come tutte le favole, deve avere un po' una morale, deve poter servire a qualcosa attraversare questa storia, no? Quindi, qual è la morale della favola oggi? Io credo che la morale della favola... La morale è come la morale delle favole. Le favole sono storie senza tempo e al tempo stesso terribilmente contemporanee. La morale ci dice che oggi gli adulti sono ancora pericolosi. Lo stiamo vedendo tutti i giorni con le notizie degli abusi sessuali da parte di adulti sui bambini. Gli abusi che nascono in seno alla Chiesa, in Spagna come in tanti altri paesi. E quindi la fabula ci insegna qualcosa della vita. Ci dice che dobbiamo stare attenti, che dobbiamo difendere i bambini dall'abuso, che dobbiamo difendere la loro innocenza, che è ancora e sempre in pericolo, nel corso di tutti i secoli. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay gente, ¿no? Gente que quiere abusar de los inocentes. Y no solo la inocencia de los niños. Non solo l'innocenza dei bambini, ma l'innocenza di tutti, no? Lo que tiene la literatura es que la riflessione che c'è dentro la letteratura non è mai astratta, ci parla della vita umana. E questa è proprio la forza che è insita dentro la letteratura. Di non fare riflessioni che si limitano al campo metafisico, ma che davvero hanno a che vedere con la vita di tutti i giorni. Che è superiore per me alla forza della riflessione astratta, no? Grazie. Grazie, prego.